Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video unboxing. Ragazzi, che unboxing! Oggi ho proprio esagerato. Non ho registrato video per circa 2 settimane e si sono accumulate due montagne di pacchi. Quindi ragazzi, oggi andremo velocissimi, spediti, perché ho tantissime cose da farvi vedere. E prima di cominciare, naturalmente, vi ricordo al solito il mio codice sconto 7 Potter che vi dà diritto al 20% di sconto su tutti i vostri acquisti su Pampling. In questo momento, addirittura con ogni maglietta acquistata, vi viene regalato in automatico un paio di calzini. Quindi, ragazzi, tutti i link sotto in info box. Ma adesso diamo il via al nostro unboxing e direi di cominciare con questo pacco pesantissimo che mi arriva da Oscar Volt Mondadori. Mi è stato inviato da Alfonso, che ringrazio davvero tantissimo, è super paziente con me, super gentile. E ragazzi, oggi vi mostro questi due volumi che aspettavo da prima della quarantena. Quando li avevo richiesti ad Alfonso, stavano per uscire, poi è esploso il coronavirus e non si è più potuto far nulla e finalmente da oggi si può ricominciare a lavorare assieme. Quindi ecco qui, ragazzi, il nostro unboxing è wow, è bellissimo, ragazzi. Io me lo aspettavo bello, ma dal vivo è qualcosa di spettacolare. Si tratta di questo drago. Questo fa parte della collana Draghi Mondadori e, ragazzi, si tratta di Notre Dame de Paris di Victor Hugo, ma l'edizione illustrata, intanto guardate, ha le pagine nere e sono bellissime. Poi all'interno ecco che c'è il bigliettino di Alfonso. Carissimo Antonio, ecco qua il fumetto sul trono, non so dirti quando ci arriverà. Intanto buone letture, Alfonso. Grazie mille, Alfonso. Io avevo chiesto ad Alfonso, l'avevo quasi dimenticato, anche il terzo volume del Trono di Spade della versione illustrata, che finalmente è arrivato anche in italiano e spero che quando arriverà Alfonso riuscirà a farmelo avere, perché anche solo la copertina vale l'acquisto. È davvero molto molto bella. Io ho già i primi due e vi lascio il link nelle schede per andarli a recuperare. E ragazzi, torniamo al nostro Drago Mondadori. Questo è appunto Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Ragazzi, credo lo conosciate tutti, parliamo della storia di Quasimodo, quindi ci hanno fatto qualcosa come 157.000 film sopra, ma in questa edizione qui davvero molto molto bella, guardate quante belle illustrazioni all'interno. Il testo è distribuito su due colonne per tutto il volume e alla fine c'è anche una bellissima chicca, c'è una sorta di diario scritto da Ken Follett, dove ci racconta la storia di Notre Dame, perché visto che questo volume è arrivato nel 2020, era già accaduto l'incendio che ha devastato la chiesa di Notre Dame. E ragazzi, qui Ken Follett ci racconta un po' la sua storia. Io non vedo l'ora di leggerlo. Sarò sincero, non ho mai letto Notre Dame de Paris di Victor Hugo, ma credo che questa sarà l'estate giusta per farlo. Ma non è l'unico volume di classico che mi è stato mandato da Alfonso, perché ne ho ricevuto un altro che è, ragazzi, anche questo molto molto bello. Fa anche questo parte della collana dei draghi e si tratta di Piccole Donne. Questo volume con le pagine, io non so se si riesce a vedere dalla videocamera, le pagine sono praticamente d'oro, sono dorate, hanno questo effetto perlescente molto molto bello e raccoglie tutti e quattro i libri di Piccole Donne, quindi è praticamente un tomo completissimo e ragazzi è molto molto bello. Anche qui troviamo delle illustrazioni all'interno, il testo anche in questo caso è distribuito su due colonne. A me devo dire che questa cosa del testo distribuito in colonne mi piace, mi è sempre piaciuta, forse perché sono anche abituato a questo tipo di lettura, visto che all'università, quando studiavo fonti della storia del cristianesimo, andavamo a studiare
la Bibbia, andavamo a fare proprio delle esegesi della Bibbia e leggevamo tutto su colonne, pericopi, eccetera, eccetera. Quindi per me non è assolutamente un problema. E ragazzi, anche questo lo trovate sotto in info box linkato assieme a quello di Victor Hugo. Sono dei volumi davvero molto molto belli, ragazzi. Avere questi classici in libreria è qualcosa di spettacolare. E ancora una volta grazie mille ad Alfonso per questi volumi. E ragazzi, vi lascio tutto linkato sotto in info box. Adesso ci forniamo di bisturi perché c'è tanto scotch da tagliare. E apriamo questi che arrivano da diversi uffici stampa. Dovrebbero essere tutti libri questi qui, ma non ricordo assolutamente cosa avevo richiesto o se qualcuno mi ha mandato qualcosa senza che io sapessi il contenuto. Quindi vediamo questo che è il primo e dovrebbe essere, ok, questo qui è di Tunue che mi ha inviato gentilmente il nuovo graphic novel di Paco Roca. Paco Roca è uno dei miei autori preferiti. Io ho letto Rughe, che è sempre edito da Tunue, e ragazzi, credo sia il mio graphic novel preferito in assoluto. Parla della vecchiaia, parla dell'Alzheimer, ma è davvero commovente, scritto benissimo, illustrato altrettanto bene e ve lo consiglio assolutamente. È stato uno dei miei primissimi approcci con i graphic novel e mi ha letteralmente fatto innamorare di questo genere. E questa volta ecco che appunto abbiamo di Paco Roca, autore dei bestseller Rughe e La casa, abbiamo Il tesoro del cigno nero. Ragazzi, io sono sincero, non so ancora benissimo di cosa parli. Credo che parli di un contenzioso e di una nave che contiene un tesoro e che dovrà essere preso da uno dei due paesi, ma adesso che se lo contendono, credo l'Inghilterra e la Spagna. Adesso non sono sicurissimo della trama. È uscito da poco, ero molto molto curioso perché sulla fiducia Paco Roca so che crea dei racconti, dei graphic novel che sicuramente sono nelle mie corde. E quindi, ragazzi, io ve lo straconsiglio, ve ne parlerò sicuramente meglio su Instagram dopo averlo letto. Quindi, ragazzi, questa è una delle mie letture estive e naturalmente trovate sotto in info box il link per poterlo acquistare su Amazon. A me piacciono tantissimo i colori utilizzati nei graphic novel di Paco Roca, che hanno sempre questi toni del giallo, dell'arancione, hanno questi colori un po' autunnali, mi piacciono davvero moltissimo e la lettura è sempre un piacere. Ragazzi, naturalmente questo sotto in info box e ringrazio tantissimo Tunue per questa nuova uscita. Prossimo pacco, sempre a tema libri, vediamo cosa leggerò sotto l'ombrellone quest'estate. Tra poco andrò in ferie per ben 2 settimane e quindi finalmente avrò un po' di tempo anche da dedicare alla lettura sotto l'ombrellone. E vediamo, questo volume arriva da Rizzoli e Rizzoli mi manda bellissimo, ragazzi, lo aspettavo tantissimo, Come acchiappare un asteroide di Adrian Fartade. Ragazzi, per chi non conoscesse ancora Adrian Fartade, lui è un divulgatore scientifico, ha un canale su YouTube che si chiama Link for Universe, for scritto col numero 4, e ogni giorno con i suoi Astro Caffè ci racconta qualcosa dell'universo, ci spiega come funziona l'universo. Questo è il terzo volume e ultimo della sua trilogia, chiamiamola così, e si chiama Come acchiappare un asteroide. Ragazzi, il primo era intitolato A piedi nudi su Marte e il secondo Su Nettuno piovono diamanti. Questo qui invece si occupa dei corpi che vagano nel nostro universo, quindi delle meteore che prima o poi andranno a colpirci e ci stermineranno. Questa non è una previsione apocalittica, ma è semplicemente una cosa che prima o poi statisticamente dovrà accadere, come ci ha spiegato Adrian. L'unico problema è che al momento non siamo ancora in grado di poter né prevedere quando accadrà e neanche di riuscire a gestire una cosa del genere. Quindi speriamo presto
che tutti i governi del nostro pianeta si mettano d'accordo per avviare un piano di protezione da questi asteroidi. E in questo volume, appunto, si parla dei corpi celesti minori che ci aiuteranno a salvare la Terra, mentre il primo si occupa del sistema solare interno e il secondo del sistema solare esterno. Ragazzi, non pensate che questi volumi siano libri dedicati soltanto a chi è patito di astrofisica, di astronomia, soltanto chi è del settore, che siano libri barbosi, perché assolutamente Adrian è un ragazzo divertentissimo, spiega le cose in maniera semplice e concisa e io che non masticavo assolutamente nulla di astronomia ho divorato i primi due volumi. Non vedo l'ora di leggere anche questo qui. Io vi consiglio tantissimo anche il suo canale YouTube che trovate tutto linkato sotto in info box. E grazie anche a Rizzoli per questo libro. Terzo e ultimo pacchetto libresco. Vediamo chi me lo manda perché questo non ho assolutamente idea di cosa possa contenere. Anche questo arriva da Tunue, che mi ha mandato nuovamente il cigno nero di Paco Roca, quindi ragazzi a questo punto ne ho due, lo dirò a Tunue, e un altro volume che invece è un singolo passo di Coltellacci, Cedeno e Rollo. Io ragazzi non ne so moltissimo, vediamo cosa dice qui la quarta di copertina. Nessuno esce indenne dalla fine di un amore, soprattutto se hai 20 anni e non sai qual è il tuo posto nel mondo. Vuoi smettere di sentirti uno spettatore nella tua stessa vita? Hai bisogno di metterti alle spalle il passato per chiudere un capitolo e lanciarti in un nuovo inizio. Cosa puoi fare? Abbandonare ogni remora e tuffarti a occhi chiusi in una parentesi di vita all'estero. L'Erasmus. Perderti fra strade, scorci di un luogo nuovo e sconosciuto, reagire cercando qualcosa o qualcuno, forse te stesso, e un singolo passo alla volta, riaprirti al mondo. Quindi questo volume, questo graphic novel, parla della fine di un amore e di un ragazzo o una ragazza che si lanciano nell'avventura dell'Erasmus. Beh, sembra molto interessante, moltissimi hanno fatto l'Erasmus, io devo dire che non l'ho fatto, un po' mi pento. Quindi fatemi sapere se voi l'avete fatto e qual è stata la vostra esperienza e deduco che si tratti di un Erasmus a Porto. Quindi ragazzi, grazie ancora a Tunue anche per quest'altro volume, vi ringrazio tantissimo e naturalmente vi farò sapere doppiamente cosa ne penso del tesoro del Cigno Nero. Prossimo pacco arriva da Zavvi, questa è una collaborazione, Zavvi è un sito internet, un e-commerce che è legato in qualche modo a Pop in a Box, ma in questo caso si tratta di abbigliamento e accessori a tema nerd. Hanno ragazzi delle cose bellissime e mi hanno inviato un pacchetto con due prodotti per mostrarvi quello, una piccolissima parte di quello che potete trovare sul loro sito. Hanno davvero, ragazzi, qualsiasi cosa di qualsiasi fandom, hanno una quantità infinita di maglie, felpe e accessori di Harry Potter, ma anche di tantissimi altri fandom, e non vi resta che sbizzarrirvi. Io ho preso due cose che mi sembravano molto molto belle. Si tratta, ecco qui la prima, wow, è morbidissimo. Si tratta di una coperta in pile di Corvo Nero. Guardate ragazzi che bellezza. Guardate, è morbidissimo, è bellissimo, è davvero molto 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 bello, super morbido, dietro è bianco e davanti è tutto stampato con lo stemma di Corvo Nero ed è bellissimo. E poi ho preso anche un'altra cosa che è una felpa e si tratta di una felpa con questa stampa qui sul fronte un po' iridescente e si tratta di una felpa della NASA. L'ho scelta in grigio perché mi piaceva così un po' sobria, ma c'era anche di altri colori. Io ho preso una M e mi sembra della misura giusta, forse anche leggermente grande. E devo dirvi, ragazzi, che io avrei preso qualsiasi cosa da quel sito. Vi consiglio tantissimo di andare a sbirciare. Sotto in info box vi lascio il link e vi lascio anche un codice sconto per avere un piccolo sconto sul vostro primo acquisto. Quindi, ragazzi, scatenatevi e cliccate come tanti forsennati.
Il prossimo pacco, ragazzi, invece è un po' particolare, non è uno dei soliti miei acquisti, ma si tratta di Foodspring. Eccolo qui. Molti di voi lo conosceranno già, è un'azienda che produce frullati proteici, creme proteiche, che aiutano sia a mantenere il peso che a perderlo, che a mettere massa, dipende qual è la vostra motivazione che vi spinge ad andare sul loro sito. Io non è una collaborazione, io non sto facendo una collaborazione, non è sponsorizzato, non mi hanno regalato nulla, l'ho comprato io ed è addirittura la terza volta che compro sul loro sito, ma questa volta mi andava di parlarvene perché magari potrebbe essere utile a qualcuno questa mia esperienza assolutamente disinteressata. Ragazzi, durante la quarantena, come penso molti di voi, ho messo su qualche chilo, almeno 5-6 kg. E mi vedevo molto ingrassato, fuori forma, non mi vedevo bene. E quindi ho deciso di fare qualcosa. Mi sono imbattuto sui social, su Foodspring, l'ho visto sponsorizzato da molti e ho voluto provare. Ho acquistato questi frullati proteici e ragazzi, devo dirvi che io mi sto trovando molto molto bene. Lo sto usando io, lo sta usando anche mio fratello, che anche lui durante la quarantena ha messo su un po' di chili. E ci stiamo trovando davvero molto molto bene. In cosa consiste? Semplicemente un pasto al giorno viene sostituito da uno di questi shake. Ragazzi, a me non pesa assolutamente. Io a pranzo mangio un'insalata con un po' di carne, mangio delle proteine, mangio diciamo cose sane, o non mangio più frittura, non mangio più pasta, evito magari una volta a settimana. Ho deciso di ripulire un po' il mio organismo e a cena invece ho sostituito il pasto con questo shake e devo dire che io mi trovo molto molto bene. La notte riesco a dormire molto meglio. Prima mi svegliavo tantissime volte durante la notte, anche per problemi di stomaco, di acidità, reflusso. E invece devo dire che con questi frullati ho assolutamente risolto. Dormo molto molto meglio, non mi sento appesantito, la mattina mi sveglio molto bene e soprattutto ho perso già circa 6 kg in 2 mesetti, senza fare sforzo. Si potrebbe pensare che magari andare a letto con un frullato nello stomaco possa essere qualcosa di scioccante, di pesante. A me non pesa assolutamente, hanno un sapore buonissimo. È un bel bicchierone e poi a volte aggiungo anche una fetta di anguria, un po' di frutta da mangiare come accompagnamento, quindi non è una cosa così rigida e scandalosa. Ragazzi, devo dire che mi trovo molto molto bene. Ho voluto anche acquistare le creme spalmabili per la colazione, ne ho prese diverse, qui dentro ce ne sono ben due. Ragazzi, io ad esempio questa volta ho preso questo shake da 750 grammi. Bisogna metterne un misurino nell'acqua o in un latte vegetale, poi scuoterlo e naturalmente poi berlo. Questo è al mango, non l'avevo ancora provato, ma avevo già acquistato quello alla vaniglia che è buonissimo, contiene all'interno anche dei piccoli, tutti i semini del baccello di vaniglia, dà un sapore buonissimo. Ho preso anche quello ai frutti di bosco, quello al cocco, quello a gusto di biscotti e ora mi andava di provare anche questo qui al mango. Gli altri non li ho finiti, sono ancora tutti a metà, ma mi piace variare la sera, una volta uno, una volta un altro. E hanno un profumo e un sapore davvero buonissimo, sono super comodi e con l'acquisto di quest'ordine mi hanno anche inviato lo shaker, questo in omaggio. È il secondo che ricevo di Foodspring. Basta mettere dentro l'acqua o il latte vegetale, un misurino di questa polverina qui, poi con questo speciale coperchio si va a chiudere, si agita tutto e si va a trangugiare l'intruglio. Ma ragazzi, sono davvero buonissimi, ve lo giuro. Funzionano, io ho perso quasi 6 kg, mio fratello ne ha persi 8 addirittura, e senza fare molti sforzi. Noi non facciamo attività fisica, andiamo al lavoro, sia io che mio fratello, ma niente palestra, niente corsa, niente di niente, siamo pigri fino alla morte. E ragazzi, devo dire che mi sento di consigliarvelo, senza avere alcun ritorno di sponsor, di nulla. E ho acquistato anche questa qui, che è una crema spalmabile proteica al cocco per fare colazione, e quest'altra che è invece una crema bigusto, quindi una sorta di Nutella di due colori, quella bianca e quella là al cioccolato. Ho già provato anche il burro d'arachidi che è molto molto buono e sono tutti prodotti naturali, certificati. Io mi sono trovato davvero super super bene e ragazzi, vi lascio sotto un link, perché io a mia volta ho usato un link di
un mio amico, sotto trovate un link dove acquistando tramite quel link avrete subito diritto a 15 euro di sconto su uno sconto su un acquisto minimo di 40 euro. Quindi paghereste 25 euro per un ordine di 40 euro. Naturalmente, ragazzi, una volta registrati anche voi sul sito, avrete anche voi a vostra volta il vostro link da passare agli altri per avere 15 euro di sconto anche per i vostri amici, quindi è tutta una catena di sconti che non finisce mai, ma qualora voleste provare, sotto trovate il mio link. A questo punto ne ho già parlato abbastanza e adesso andiamo ad aprire gli ultimi pacchetti. E passiamo a questo qui più grande che mi è arrivato giusto questa mattina. Come vi dicevo, stanno per arrivare le mie ferie e ho deciso di rivoluzionare un po' la camera, di ridipingere, di cambiare un po' di cose. E quindi in questa bella busta di Amazon ecco che all'interno c'è un prodotto che spero funzioni e che spero mi faccia risparmiare molto tempo in questa cosa della ristrutturazione, anche perché non voglio perderci più di 2-3 giorni. Ecco qui, si tratta di una pistola a spruzzo. Quindi Antonio, anche carpentiere, mi è sempre piaciuto fare lavori di bricolage, anche questi colori che vedete adesso alle mie spalle, questa pittura l'ho fatta io, ho pitturato praticamente quasi tutta casa e ragazzi mi piace il fedatè, il bricolage, quindi volevo provare questa pistola a spruzzo, chissà se funziona veramente, così magari mi evito di farmi la doccia con la tempera quando vado a fare il tetto, a ridipingere il tetto perché mi cola tutto in testa sistematicamente. Quindi speriamo che con questa pistola riesca a dare una pitturata un pochino più pulita, diciamo così. Fatemi sapere se avete esperienza con le pistole a spruzzo. Spero di sì, così potrete aiutarmi perché io non ho la più pallida idea di dove cominciare. Fatemi sapere se vi interessa, magari potrei documentare i miei lavori di ristrutturazione su Instagram e farvi vedere in quali pessime condizioni andrò a ridurmi durante la tinteggiatura. E per finire questo unboxing eterno, ragazzi, due pacchetti che io già ho aperto, vi ho spiegato quelli di AliExpress, li apro sempre prima perché arrivano dopo 2 milioni di anni. Ho sempre mille controversie aperte in corso e man mano che le cose più arrivano vado a chiudere le controversie perché è giusto così. E ragazzi, qui troviamo due cose potteriane. Troviamo questo qui, faccio vedere prima questo, che è in poche parole il timbro in cera lacca di Hogwarts. Questo mi è costato circa 8 euro, vi lascerò il link anche di questo in info box ed è una copia di quello Noble Collection. Guardate quanto è fatto bene, si tratta di un timbro in metallo, qui abbiamo una delle torri di Hogwarts, credo quella di astronomia, abbiamo anche lo stemma di Hogwarts e poi sotto ecco che c'è il timbro, è tutto in metallo, è pesantissimo, con lo stemma di Hogwarts, incluso nella confezione. C'è anche uno di questi che sarebbe un bastoncino di cera che va acceso e poi sciolto e poi sulla cera sciolta va impresso lo stemma. E io naturalmente non avevo idea di come andare a gestire questa cosa ed ho acquistato sempre su AliExpress questa sorta di cucchiaino che serve a raccogliere la cera lacca che si va a sciogliere qui dentro e poi si va a versare sulla lettera o sul foglio. Tutto il kit alla fine mi è venuto a costare circa 10 euro, 8,90 euro, 8,50 il timbro con il bastoncino di cera e poi 1 euro circa per questo cucchiaino qui. Certo, ragazzi, armatevi di buona volontà. Io questo l'avevo dato per disperso. Sono passati circa 3 mesi e mezzo prima che arrivasse, ma alla fine è qui. Tutto è andato per il meglio. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Quello Noble Collection, tenete conto che costa circa 35 euro. A me, sinceramente, non andava di spenderli e quindi ho preso questo qui. Bene, detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutti questi pacchi, questi arrivi, dei miei acquisti, di quello che mi hanno mandato, anche di Foodspring. Se avete esperienze, condividetele con me, che in questo momento sono in fase dieta. E ragazzi, naturalmente, noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, antonio.seria. E a questo punto credo di avervi detto tutto, quindi vi ringrazio e ci vediamo prestissimo. Ciao!